Una riapertura fraintesa che ha prodotto una confusione su cui Monsignor Giuseppe Giudice ha deciso di far chiarezza con un atto di umiltà. E infatti questo è il titolo della nota numero 8 che ha inviato alla diocesi in questo periodo di emergenza per il coronavirus. Pur sapendo che la CEI condivide la scelta della mia nota e che in altre diocesi le chiese rimangono aperte, ha precisato il vescovo di Nocera Inferiore Sarno, dopo aver pregato, riflettuto per il bene della mia amata gente e della diocesi di cui sono pastore, ritengo di dover fare un atto di umiltà ed è mio dovere procrastinare la chiusura di tutte le chiese fino a nuove disposizioni. Una decisione anche in linea con l'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Invito tutti a pregare, rimanendo a casa e osservando strettamente le norme che ci permettono di contenere la diffusione del virus. Nessuno deve minimamente pensare che la Chiesa non sia attenta alla salute dei cittadini. Anzi, la sua attenzione in questo momento è massima. Ma è bene anche sapere che per la Chiesa l'uomo deve essere curato anche nella dimensione spirituale. Un concetto ribadito questa mattina a Radio Vaticana nel corso della trasmissione condotto da Federico Piana. Io so, Monsignore, che lei ha preso delle decisioni per quanto riguarda le chiese aperte e chiese chiuse. Abbiamo sentito in Portogallo con Pedro Paz e Patto che rimangono aperte. Voi avete deciso in che modo? Perché so che lì, ecco, bisogna chiarire qualche cosa e ci teneva a fare questo, è molto importante, immagino, no? La verità, io avevo, ecco, seguendo un po' l'indicazione che avevamo avuto, avevo tenuto chiuse le chiese fino ad oggi, perché come proprio come un'attenzione verso la gente, una collaborazione con le istituzioni. Però proprio stamattina, poi risentendo un po' il prefetto, penso di richiuderle di nuovo, perché diciamo che la situazione sociale, oppure la mia nota che ho scritto dove dicevo di riaprire le chiese, è stata presa in modo sbagliato, non è stata compresa, perché chiese aperte alcuni hanno compreso che significa celebrazione, diciamo le celebrazioni di Pasqua, questo non è possibile. Allora in questo momento, proprio stamattina, parlando con i sindaci, anche con il prefetto, ma sentendo un poco anche il clamore della gente, forse è bene dare ancora un segnale e mantenere le chiese chiuse, pur sapendo che voleva essere un grande segno di speranza per il nostro popolo. E quindi una decisione sofferta, immagino, no, signor Giudice? Molto sofferta la decisione, però lei comprende che in questo momento che stiamo combattendo abbiamo i morti e abbiamo situazioni difficili, minimamente non deve passare l'idea che noi Chiesa non contribuiamo diciamo ad arginare tutto questo. Viviamo con responsabilità i giorni santi nei quali raccoglieremo i tanti non santi e vi invito a riflettere su una profonda parola di San Paolo VI. Bisogna rifare l'uomo dal di dentro per costruire la civiltà dell'amore. È l'invito del Vescovo Giudice.